La regola del 3 è quella che permette al Cerignola di avvicinare un altro po' il traguardo della Serie C, mettersi alle spalle la trasferta sul campo della Marignanese e centrare la terza vittoria di fila dopo quelle contro Lavello e Nocerina. 3 anche questa volta sono i gol messi a segno dalla squadra di Michele Pazienza, che cambia qualche protagonista nell'undici iniziale, ma non la sostanza di una squadra al momento inarrestabile. Le insidie della gara in terra campana vengono tenute lontane sin dai primi minuti. Il tiro cross di Strambelli arriva dopo appena 120 secondi per la girata del fantasista barese su cross di Tascone. Bisogna aspettare solo altri 6 minuti, mentre la conclusione di Lo Iodice, che si stampa sulla traversa per la deviazione del portiere, è vicenda che si verifica al dodicesimo. La Marignanese prova a non fare la vittima sacrificale, ma oltre a questa azione, Aracri Esposito, fermata da Trezza in uscita, non va. Va invece il Cerignola che al 24esimo sblocca il risultato. Strambelli vince un rimpallo e mette in movimento Giacomarro, il cui cross al centro diventa assist per il tocco vincente di Tascone. Della reazione dei padroni di casa non c'è traccia se non per un colpo di testa di Palumbo, mentre la reazione di Faleno viene punita con il rosso diretto che lascia la Marignanese in 10 e apre la strada ad un secondo tempo in surplus per il Cerignola. Il monologo dei bianchi di Pazienza si apre al decimo con la conclusione di Giacomarro sull'esterno della rete, prima di celebrare il 21esimo gol stagionale di Malcore messo in movimento da Russo. Sul 2-0 la gara di fatto è chiusa, anche se lo Iodice cerca il successo personale con un tiro cross fuori misura, mentre Palazzo di testa non inquadra lo specchio della porta. Il terzo gol però arriva sull'asse Dorval-Longo, con quest'ultimo al terzo sigillo consecutivo, tanto per ribadire la regola del 3 di questa giornata. Trezza, per non passare da spettatore non pagante, controlla in due tempi la punizione di Ragosta in pieno recupero. Il Cerignola prosegue il suo conto alla rovescia e scruta sul calendario la giornata buona per celebrare una stagione da record.